Ciao pagliacci e pagliacce, come gozzo, benvenuti in questo nuovissimo video sulla GTA 5 mod vita reale da bambino. Lo so che vi mancava, io ve l'ho portata il più presto possibile, insomma. E se vi manca Ronaldo Junior, come state? Belli, brutti, Perché ci siamo, bello, bellissimo, siamo in una bella situazione tragica, ragazzi. E adesso troveremo una bella soluzione, o meglio, io primo, guardando la situazione in cui si trovano Ronaldo e Ronaldo Junior, che sono stati arrestati, non vedo alcuna soluzione. Ma attenzione, adesso succederanno cose che vanno oltre, ben oltre la nostra immaginazione e oltre anche quello che possiamo fare manualmente su GTA. Per cui mi raccomando, questo è un video molto speciale perché rivedremo il bambino del futuro e inizieremo a capire molte cose, perché forse alcuni di voi ve lo eravate scordato? Secondo me sì. Mi raccomando, un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canalozzo per essere aggiornati sempre sui prossimi video. E vi ricordo che a fine video, come sempre, saluto gli ultimi 5 di voi che mi hanno mandato notifiche su Instagram. Quindi trovate sempre qui in descrizione, basta cercare @RianAnthony e avete fatto. Io andiamo subito all'episodio senza aspettare oltre, perché so che siete tutti trepidanti di poterlo vedere. E scopriremo tantissime, veramente tante tante cose. Allora, come prima cosa, io dissi sempre che nella vita reale da bambino ci sarebbero stati degli episodi non giocati da Ronaldo Junior ma da altre persone. Non appunto, ragazzi, la serie si chiama Vita Reale da Bambino, dove il protagonista è Ronaldo Junior, diciamo. Però a volte ci sono spin-off, ci sono tipo storie dove altri bambini prendono il posto di Ronaldo Junior. Bene, e questo è un episodio di questi qui. Allora, guardate innanzitutto dove siamo, con chi siamo e dove ci troviamo. Vi spiego velocemente la situazione. Ve lo ricordate Dante, il bambino del futuro? Bene, se non ve lo ricordate, ragazzi, vi invito a ricordarvelo, insomma, andare a vedere il video dove Ronaldo Junior salva questo bambino da Fort Zancudo, che alcuni militari lo stavano inseguendo, FBI compresa. Il motivo ancora non si sa e non lo so manco io, ragazzi, sinceramente, ma lo scopriremo in questo video. Quindi vi invito a rimanere qui insieme a me in questo video. Intanto, ragazzi, la notizia che Ronaldo Junior è stato preso per quello che ha fatto sta già dilagando tra i suoi amici. Io sono qui appunto da poco, inteso come Dante, e non ci conosciamo da tanto, però conosco bene Ronaldo Junior, che mi ha salvato la vita, ragazzi, e adesso Ronaldo Junior ha bisogno di aiuto. Stanno parlando di andare a liberarlo, di fare una retata alla polizia, ma forse non sanno manco loro di che stanno parlando. Ragazzi, vi ricordo che siete 1, 2, 3, 4, 5 ragazzi di 11-13 anni. E ragazzi, qui forse l'unico che può fare qualcosa è Dante, e scopriremo a breve anche il perché. Infatti molti di loro si stanno preoccupando e stanno dicendo che quando loro erano nei guai, Ronaldo Junior non si è mai tirato indietro di fronte a niente e nessuno. Questa, ragazzi, è la cosa più importante. Ronaldo Junior non si è mai tirato indietro e ha sempre salvato i suoi amici, ha sempre fatto di tutto. Però il problema è che Ronaldo Junior è un pazzo, loro, ragazzi, no. Ok, c'è un po' di confusione da quello che sto rigliando, che si stanno sparlottando tra di loro. Sono riuscito a capire che Ronaldo Junior si trova in cella con suo padre alla caserma di Los Santos e che non sanno come uscire perché sono nei guai. Ragazzi, Alex, questo ragazzo qui, sta dicendo: ma non gli basta pagare semplicemente che sono ricchi? Albert gli sta spiegando che hanno già fatto questa cosa mille volte e purtroppo this time siamo veramente inculati. Quindi l'unico problema adesso è come farli uscire da lì. Vuole andare da solo? Cosa? Ragazzi, posso prendere in prestito una vostra bici, vero? Albert, scusami Albert, posso prendere in prestito la bici? Bene, ragazzi, allora, non so sinceramente che razza di idee siano venute a questo bambino che si chiama Dante. Insomma, non so cosa voglio fare questo bambino, ma c'è una nebbia fitta di mistero su questo ragazzo qui, perché ne seguiva l'FBI e Fort Zancudo. Ok, ragazzi, scopriremo forse qualcosa di strano su questo bambino. Questo bambino nasconde qualcosa di davvero pericoloso da essere inseguito dall'FBI e Fort Zancudo. Qui c'è qualcosa che non va e forse lo scopriremo in questo video. Il bambino del futuro vuole sdebitarsi, a quanto sembra. Ok, ragazzi, dovremmo essere arrivati, tant'è che qui ci sono un sacco di macchine della polizia, più che polizia, carabinieri, però da quando il dipartimento è di entrambi, cioè hanno, diciamo, fatto una specie di fusione. Infatti vedete, qui ci sono un sacco di auto dei carabinieri che sono bellissime, cioè
secondo me sono il classico italiano, le auto dei carabinieri con l'Alfa Romeo Giulietta, cioè cosa di sensazionale. Vabbè, comunque questa era giusto una precisazione che volevo fare io. Qui ci sono anche auto della polizia. E allora, ragazzi, il mio piano, cioè il piano di Dante, non so in cosa consiste, ora lo vedremo. Intanto qui ci sono dei carabinieri, penso non sia illegale entrare così, anche se in realtà starei andando in un ente giudiziario e rischierei che chiamino l'FBI e poi mi prendano. Però devo rischiare perché Ronaldo Junior per me ha rischiato, ragazzi, quindi dovrò rischiare. Oddio, quanti poliziotti ci sono, ne conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poliziotti, oddio ragazzi. E... vediamo a chi mi posso risolvere, a chi mi posso rivolgere. Mi scusi signor, questo no, quello è impegnato lì, a questi due forse. Mi scusi signor poliziotto, dovrebbero esserci al piano inferiore un mio amico che si chiama Ronaldo Junior e suo padre Cristiano Ronaldo. Sarebbe così gentile da liberarli? Ok, la faccia del poliziotto, ragazzi, sta esprimendo sicuramente molta fiducia. Aspettiamo la risposta del poliziotto. Il poliziotto non sta dicendo niente, sta ancora in silenzio. Dante lo sta pregando di liberarli e il poliziotto sta dicendo che non è possibile fare questa cosa perché dice: caro ragazzo, le cose nel dipartimento di polizia non funzionano così. E come dovrebbero funzionare? Dice che si affronta un giudizio del giudice, cioè si va in tribunale classico e si fa un processo dove il giudice già dà appunto un giudizio. E mi sta dicendo che non è possibile liberarli? No, sta dicendo di no. Va bene ragazzi, io ci ho provato. Sicuramente ragazzi, da là si scende giù alle celle dove tengono Ronaldo e Ronaldo Junior. Come esco? Cioè, ha detto tutto sto casino per dire: io libererò Ronaldo e Ronaldo Junior e poi se ne va. Forse è impaurito dalle pistole, ragazzi, non ne ho idea. Ha detto che avrebbe liberato Ronaldo e Ronaldo Junior. Non pensavo successivamente che sarebbe andato a chiedere gentilmente ai poliziotti e che poi stati gli avrebbero detto: ma certo Dante, li liberiamo. Allora, c'è una cosa strana che ho notato. Dante sta per rientrare nel commissariato. Areggia tipo una specie di strana aria dentro di lui. Cosa sta spostando tutto? Oddio, oddio mio. Ma che? Oh cazzo, ragazzi, sembra tipo una tele cinese che sposta le persone. Oddio santo. Attenzione, per chi non sapesse, i telecinesi non sono i cinesi che guardano la televisione. No, la telecinesi, ragazzi, è quel fenomeno paranormale che, diciamo, sposta oggetti e modifica l'ambiente in modo paranormale. Quindi, sì, sembra proprio essere telecinesi a quanto pare. Ok, ragazzi, a quanto pare Dante sta... oddio, è scattata la polizia a tre stelle. C'è la polizia a tre stelle. Attenzione, ragazzi, Dante sta facendo volare tutto. Basta! Oddio, siamo arrivati. Eccoli, sono qui Ronaldo, Ronaldo Junior. Dante, direi che può bastare adesso. Presto Ronaldo, Ronaldo Junior, uscite. Ronaldo Junior, sono Dante. Dovete uscire di qua presto, prima che arrivano i poliziotti. Dai ragazzi, alzatevi, dobbiamo andarcene. Ragazzi, situazione critica, Ronaldo, Ronaldo Junior sono usciti. Presto, dovete seguirmi, dobbiamo andarcene di qua. Oddio, che diavolo hai fatto Dante? Oddio, l'ha ucciso. Ok ragazzi, situazione critica, dobbiamo ancora scoprire che cosa è capace veramente di fare Dante. Presto Ronaldo, Ronaldo Junior, venite. Allora, dobbiamo trovare un modo per farli scappare. Ragazzi, sono incredulo anch'io a quello che sto vedendo. Non so come abbiano fatto, come abbia fatto Dante a fare sta cosa. Ok, ok ragazzi, non so cosa stia comunicando Dante a Ronaldo, Ronaldo Junior, ma ragazzi, dovete scappare, la polizia sta arrivando. Io cercherò di intrattenerli il più possibile. Ora ci hanno sgamato sicuro, ragazzi, dovete scappare. Credo di intrattenerli, forse è ora di salvare Ronaldo Junior. Ronaldo Junior, scappa, devo uscire i miei veri poteri adesso. Come i suoi veri poteri? Che poteri ha? Lasciate stare i miei amici! Oddio, come ha fatto? Oddio ragazzi, ma è un'arma di distruzione di massa sto ragazzo. Sta spaccando tutto. Oddio, tutto quello che ci stai circondando intorno. Ecco perché Forte Zancudo lo cercava, ragazzi. Oh mamma, guardate, tutto quello che sta intorno a lui vola. Forse ragazzi scopriremo seriamente chi è Dante, cosa fa, perché l'FBI gli dava la caccia. Forse è ora di scoprire tutta la sua intera storia su questa situazione. Ok, da come sembra Dante ha assopito più che fortemente il colpo dei suoi strani poteri. C'è questa telecinesi, quindi forse Forte Zancudo, ragazzi, voleva rapirlo per farci degli esperimenti e capire esattamente qualcosa di lui. Ok, vediamo se ci sono. Sì, ce l'hanno fatta. Ronaldo, Ronaldo Junior, ce l'avete fatta, ragazzi. Ronaldo ha rimediato un taglio sulla fronte. Si sono sbroccati i vestiti, ma almeno sono scappati. Ok, ho bisogno di stendermi. Ronaldo Junior, ti prego, aiutami. Sono stupefatto quanto voi di
vedere quello che ha fatto Dante, ragazzi. Cioè, non pensavo che il bambino che noi avessimo salvato da Forte Zancudo avesse questi tipi di poteri. Papà e la mamma stanno chiedendo a Dante che qualsiasi cosa vogliono, cioè qualsiasi cosa vuole Dante, gliela daranno per ringraziarlo per quello che ha fatto per noi. Soprattutto la mamma, che sta dicendo che è stato veramente un bravo bambino. Cioè, è inimmaginabile questa cosa. La mamma non ci crede. La mamma non crede che... Cioè, gli abbiamo raccontato quello che è successo, non ci credeva. Giustamente, ragazzi, manco io ci credevo finché non l'ho visto. In ogni caso, ragazzi, ci prenderemo cura di Dante perché ci ha aiutato a scappare. E papà ha detto che lo accudiremo come un secondo figlio. Sì, grazie. Se vi è piaciuto, mi raccomando, vi mi piace. Se vi sono piaciute le imprese di Dante, un commentone, come vorreste che andasse a finire tutto. Se dobbiamo finire in tribunale adesso, molto ovviamente finirà così. E iscrivetevi al canale per non perdere, ovviamente, i prossimi videozzi. Saluto gli ultimi di voi su Instagram, come promesso in ogni video. Voglio salutare Thomas Meli 549, Artem Andreev, Efremolaba 2007, Yacineme e Olivieri G02. Questi sono i 5 bomber che abbiamo salutato insieme a Ronaldo Junior quest'oggi. Se anche voi dovete essere salutati, ragazzi, mi raccomando, telefono alle mani come Ronaldo Junior e venite qui. Vi basta cercare @RealAntony e il gioco è fatto e vi posso salutare. Quindi ci conto, mi raccomando, passateci. E poi diamo un pugno a Rando così. In ogni caso, lo vedremo nel prossimo video. Grazie per essere stati anche quest'oggi con me, per aver visto il video. Qui è Gozzo. Bye a tutti, ragazzi. Ci becchiamo al prossimo video. E schere!